Ragazze, oggi nuovo vlog, sto finendo di truccarmi perché sono le 8 di mattina, devo andare a fare colazione con una mia amica, quindi mi sto truccando. Un trucco super easy, che questa si piega meglio dell'altra. Da Clop e si va a comandare. Vabbè. Comunque, come state? Oggi nuovo giorno, nuovo vlog. Voglia di vloggare, voglia di fare un video e tenervi compagnia. Ieri stavo finendo di editare un video, ma ero troppo stanca, reduce dal lavoro in negozio, quindi non l'ho finito. Però un video make-up di un trucco molto molto estroso. E quindi appunto avrete anche un video make up. Cerco di incastrare tra una cosa e l'altra. E quindi nulla. Oggi venite con me, cioè più che altro staremo in casa perché non porterò dietro la macchina perché non lo so, non ho voglia, cioè nel senso mi voglio godere la mia amica, eccetera, eccetera. Però dopo vi faccio vedere perché devo andare da Kiko a prendere i prodotti viso perché mi sto trovando veramente bene con il latte detergente e volevo anche provare la crema e il siero perché sto rivalutando tantissimo Kiko negli ultimi anni perché ha cambiato veramente tanto e quindi voglio un po' provare e quindi andremo, cioè andrò da Kiko e poi vi farò vedere gli acquisti. Sperando di non cascare in qualcosa. Cioè, devo solo comprare quello, non devo comprare trucchi perché ne ho già. Ne ho già. Però fa niente. Questo mascara qua l'adoro. Devo ancora lavare i denti. Mi sembra a posto. Ok, non faccio tante passate. Sugli occhi ho usato. Giuro, fa stranissima la Naked Uno. Perché era data tanto. Ho utilizzato Naked, Back e Half Baked, sia sopra che sotto, molto easy. Sulle labbra, sì, so che utilizzerò Ludwig di Kat Von D, che è questo beige. E nulla, questo è il trucco. Mi metto già gli orecchini, così sono a posto, già sui miei secondi. Questi sono di mia mamma e questi li ho presi da Subdued, se riesco a infilarli. Ok, sì, vedete, questi piccolini sono di mia mamma, vintage, suoi oro, non so dove li abbia presi nella gioielleria. Mentre vabbè, questi da Subdued. E comunque quelli di mia mamma sono comodissimi, cioè proprio non li sento, non fanno male così. Adesso vedo se piastrare i capelli oppure no, ma non ho voglia. Cioè sinceramente sì, non sono perfettamente dritti, ma non mi posso lamentare, quindi li terrò così. Ora vado a lavarmi i denti perché penso di essere anche un po' in ritardo perché devo essere per le 9 a far colazione, quindi nulla. Vado a lavarmi i denti. Oh, guardate che bello dietro, finalmente tutto bianco. C'era da tanto perché l'ho ridipinto finalmente. Non si vedono più le macchie. Sono molto proud di questa cosa. E nulla. Ora vado. Vado a lavare i denti. Wash my teeth. Bye. Allora, devo mettermi la giacca. Anzitutto, il mio trucco solito. Vedere se sta bene, però io sono una maledetta. Qua c'è un bottone all'interno.
No, questo cappotto è un nuovo acquisto, l'ho preso da Zara, volevo un cappotto easy, comodo, da tutti i giorni, mi piaceva anche il dettaglio del doppio petto, con bottoni doppio petto, così, che tra l'altro qua sono finti, cioè si attacca solo da qua, e, però mi piace molto anche la spalla così, quindi da Zara, ho venduto un rene e ho preso il cappotto. Perché non l'ho pagata proprio pochissimo, però mi piace un sacco. E questo è il mio outfit. Ah, e un'informazione: non ha le tasche. Non ce li ha. Quindi vabbè, comunque questo è il mio outfit, mi piace un sacco. E il trucchetto è: quando è freddo e vuoi mettere un cappotto, metti sotto un piumentino leggero. Così sei a posto. Quindi questo. Ah, e dietro ho anche fatto così. Cinta così nulla, io vado perché sono in ritardo come sempre. No, non è vero, non sono mai in ritardo, ogni tanto, però siccome era ieri ho lavorato, oggi non ho potuto dormire, mi sono un po' svegliata tardi, pazienza, tanto non muore nessuno. E nulla, vado, a dopo. Dimenticavo il passaggio fondamentale. Ora possiamo andare. Passaggio più che fondamentale. Ciao a tutti, non so se sono. Ok, spero di. Mi vediate? Allora, come vi dicevo, sono stata da Kiko. E poi sono andata a fare la spesa, quindi ho comprato anche delle cose che appunto conviene più prenderle al supermercato piuttosto che da Kiko, perché anche perché mi ero dimenticata, quindi però ho fatto bene così perché secondo me costano di più. Allora, come prima cosa ho preso delle salviette, queste sono della Lee, c'erano in offerta, quindi le ho prese che mi servono a tenere per vari errori così, e queste con latte d'avena. Bello, sono aperte. Bene. Le chiuderò. Ma cioè, sono aperte. Sono ancora. Sì, sono aperte. No, erano più. Vabbè, le chiuderò. Bene. Comunque, però vabbè, sono chiuse qua. Comunque, salviette che mi servono. Poi, un'altra cosa che adesso vado a mettere in bagno. Ho fatto la confezione. Ho preso il dentifricio. Questo qui è di Colgate. Smile for Good, questo qui è tipo fatto con plastica riciclata, è nuovo, e quindi l'ho preso. Che bello, sarei qui a recensire un dentifricio, sentiamo l'odore. Una cicca, buona, va bene, perfetto. Poi da Kiko invece ho speso 39,01 euro perché c'era l'offerta. 4 prodotti, 2, se prendi 4 prodotti, 2 che costano meno, non li paghi meno, credo. Sì, perché in teoria avrei speso 50 euro, ho speso meno. E ho preso, allora, ovviamente ho ripreso il Pure Cream Milk and Tone, che è latte detergente con tonico, che sto già utilizzando, mi è finito e l'ho ricomprato. Mi trovo bene, non l'avevo mai provata la linea skincare di Kiko. E devo essere sincera, sono stata molto molto colpita, quindi l'ho ricomprato, mi trovo bene, la mia pelle risponde bene, quindi l'ho ripreso. E ho provato a prendere anche il Pure Clean Eyes and Lips, che poi tra l'altro io questo lo utilizzavo anche per gli occhi, perché ho l'occhio delicato, però adesso ho un po' più un trucco intenso rispetto all'estate, truccavo poco, e poi ho voluto provare anche questo, e speriamo che sia buono. E di questi due ho speso. Allora, il Pure Clean Eyes and Lips, io non capisco mai i prezzi, se sono sotto.
Allora, il Pure Clean Milk and Tone. Non capisco, giuro. €5,99. Ecco, il Pure Milk and Tone €5,99, mentre questo, quello per gli occhi e le labbra, €6,99. Credo, non si capisce un cavolo, cioè, sinceramente. Però appunto, questo vi farò sapere, questo il latte detergente ve lo straconsiglio. Poi ho preso crema viso e contorno occhi perché l'avevo finiti e appunto li ho ricomprati e ho voluto provare da Kiko perché ho detto già che sono qua, siccome il latte detergente è buono, proviamo anche le creme perché non le ho mai provate e sono sempre stata attratta, poi non ne ho mai comprato. E ho preso la linea Smart Hydra Shot Cream, questa è con acido ialuronico, non c'era scritto prima. Bene, leggerò un po'. Vabbè, c'era scritto. Vabbè, c'era nella spiegazione sotto, almeno con l'attuale. No, era quello per forza, tutta la sopra. Vabbè, comunque, questa è la crema e l'ho pagata 6,99 euro. No, mi costava 6. Ah, perché c'era. No, 14. Ecco, infatti, 14,99 euro la crema. Se io lo conto gli occhi. Ed è questa qui. Tra l'altro un buonissimo profumo, tanto colpita anche perché ha il cosino, veramente buono. Se vi piacciono le profumate, cioè se vi piacciono le creme profumate, ovviamente, perché se no. E poi il contorno occhi, questo Shot Eye Gel in gel, che questo sono molto curiosa, tra l'altro fatto così, anche comodo con questo che puoi massaggiare, neanche questo vi farò sapere, magari lo proviamo in un trucco così vediamo un po'. E quindi anche questo e l'ho pagato 6 euro, questo 6,99 euro. Io faccio casini. 9,99 euro, 6 euro, 9,90 euro. Perché? Cazzo, poi ho preso due prodottini da trucco. Ne ho preso la, beh, i miei capelli, la base occhi, questa l'avevo già comprata, già che ero lì. Io adesso utilizzavo quella di Urban Decay, ma è finita, ero lì. Ho detto, non è male, sinceramente, per. Vediamo se capisco qua che cacchio è questo. 7,99 euro. C'è anche shimmer, cioè luminosa, però io l'ho presa normale. Però è molto. È colorata, però poi è molto neutrale, non è male, quindi ve la consiglio. E poi sono passata, ho visto un eyeliner colorato, e lo 08 della linea normale, l'ho preso marrone, perché volevo provare un eyeliner marrone, questo qui è della Supercolor, un waterproof eyeliner. Questa cosa waterproof non l'avevo letto, vabbè. Lo struccante waterproof e boh, proviamo anche questo marrone perché non ho mai provato un eyeliner marrone, quindi sono molto molto curiosa. E questo, se capiamo i prezzi, l'ho pagato. Ecco, 6,99 euro. Io spero di aver detto giusti i prezzi, veramente. Se no, se non è qualcosa di chiaro, scrivetemi. E ora metto via tutto e mi sa che ora è. Ora di pranzo, sì, sono 11:52 e nulla, adesso tra poco mangiamo. Siamo andati a far colazione, trovate in questo posto buonissimo, fa delle brioche fantastiche. C'è proprio il lievito fatto bene, cioè le brioche proprio fatte da loro, veramente buono. Io ho preso, vabbè, non mi andava perché io non posso più bere il cappuccino normale perché sono intollerante al lattosio, quindi il latte intero mi fa male. Non tu, cioè alcune cose di latte posso mangiarle, ma tipo il latte intero no. Quindi non mi andava il cappuccio di soia perché non mi andava, non mi piace tanto come sapore, cioè ultimamente non lo sopporto. E quindi ho preso un caffè, una spremuta e la brioche. Andava il mio cappuccio di soia, spremuta e brioche. Tanto la brioche l'ho presa con il entropere e cioccolato. Ciao. E quindi appunto questo. Oggi mi sa che registrerò qualche video sia per Instagram che per YouTube, perché Instagram l'ho fatto il video inizio mese, inizio ottobre, quindi questo è il caso di registrare un altro e poi registrerò qualcosa per il canale, oltre a questo vlog, un vlog che ho già
sto editando, che pensavo di averlo registrato male, invece l'ho riguardato ieri e tutto sommato non è male, anche il trucco mi piace, perché sono un po' scettica sui look, perché questo è il look della viola e blu, ho paura sempre di sembrare con due pugni negli occhi, quindi cioè come se mi avessero tirato due pugni, però tutto sommato ho sfumato bene, ho fatto una cosa carina, quindi ho detto ma sì, lo monto, tanto non sono una make-up artist, quindi l'ho fatto anche da principiante. E nulla, ora metto a posto tutto e così almeno sistemo il tutto e niente, poi dopo durante la giornata parleremo insieme così. Sto registrando con la macchinetta perché noto che i vlog sono, a parte che è molto più semplice, non avendo il computer della Apple, mandare dal telefono al computer è sempre un casino. Infatti molte volte alcuni vlog che registro col telefono li edito direttamente da qui, però poi la qualità non mi piace mai. Quindi, siccome tanto la maggior parte dei vlog che faccio sono qua dentro in casa, vi faccio con la macchinetta che sicuramente poi l'edito è molto molto meglio. Lo notavo anche in quarantena quando registravo dentro in casa. E adesso ci rifiniremo ancora. Che da una parte dico, se devono far chiudere adesso, che chiudano per questo mese di novembre per salvaguardare il Natale. Non che ci vanno a chiudere a Natale perché sennò poi non chiudiamo, cioè si chiude proprio del tutto e lì sì che è la fine. Cioè, almeno io sono anche contraria alla chiusura, più che altro perché, cioè, lo Stato non dà una mano. Adesso non mi piace entrare in questi dettagli, però è la verità. Cioè, se lo Stato avesse dato la mano giusta alle persone, l'avremmo capita meglio. Sinceramente, sono anche io con il popolo, diciamo, con tutte le persone che, diciamo, che lo Stato non ha proprio dato una mano a tutti, diciamo. Ma neanche dire 50-50 perché un po' meno del 50 ha dato una mano e quindi speriamo che salvaguardiamo novembre per arrivare a un dicembre e riusciamo a lavorare, perché se non ci fa lavorare a Natale, mi sa che molti chiuderanno e non vorrei questa cosa, perché comunque anche ho un negozio e non, diciamo che non è stato un anno molto semplice, facendo anche matrimoni praticamente maggio, giugno, luglio e agosto, sono 4 mesi, sì giusto, maggio, giugno, luglio, agosto, 4 mesi che proprio la stagione, ciaone, c'è tutta rimandata l'anno prossimo. Abbiamo avuto la fortuna a settembre di farne 7 perché hanno riaperto un pochettino la gente, i matrimoni hanno un po' alzato, quindi almeno quello, però a fronte di una stagione che ha proprio tagliato le gambe, quindi speriamo veramente e quindi boh, vediamo un po' come va. Ora io vado su a aiutare mia mamma a preparare da mangiare e noi ci vediamo dopo che editiamo qualche video, ciao, faccio vedere un po' l'editing del video e nulla, a dopo. Eccoci di nuovo qui. Allora, non fate caso, ma c'ho su questa cardigan così un po' da casa, cioè lo potevo andare in giro, ma adesso è un po' rovinato, lo tengo in casa. Diciamo che lo utilizzo quando lavo la mia vestaglia e quindi a lavare, quindi per mettere sopra qualcosa, perché se no c'ho freddo, metto su questa, quindi non fateci caso. Io ho finito di mangiare, abbiamo mangiato degli spiedini fatti al forno, buonissimi, cioè buonissimi nel senso nella media, nulla di che, sinceramente cioè, ci sono spiedini migliori. E adesso volevo struccarmi e preparare il set dietro di me, perché adesso voi vedete qua, ma voi dovete far caso che sposto l'arella e siccome è l'unica parete bianca, non so come farvi vedere, è quella la parete. Mi dava memoria piena, non so perché. Comunque, devo praticamente smontare, quindi smonto tutto e preparo tutto il set per fare un video make-up. Fortuna che non sono truccata tanto, quindi non devo. Devo cercare un po' di struccarmi un po' easy. Poi volevo farvi vedere che io ho aperto. Allora, aspettate che aiuto. Ho aperto una pagina Instagram perché, per chi non lo sapesse, io amo le piante di avocado, cioè quando ero in quarantena con un seme di avocado è nato tutto, cioè io ho iniziato da lì a essere fulminata e quindi ho praticamente, siccome mi piaceva pubblicare le piante di avocado, solo che intasavo troppo il mio profilo, non volevo essere troppo monotona, siccome ci sono anche persone magari non frega un cacchio, allora ho aperto la mia pagina. Ora vi giro un attimo. Allora,
Eccoci qua, questa è la pagina, si chiama The Avocado Zoom e come potete vedere, adesso se faccio, vedete, è tutta tutta, cioè, guardate che belli, cioè è tutta dedicata agli avocado, vedete? E mi diverto un sacco, e tra l'altro ho pubblicato questa dove mi ha nominato questa ragazza, se vado, aspettate che sto guardando dallo schermo. Vedete, è mia, cioè che bello quando ti nominano, perché le ho dato un consiglio sotto a questo video, dov'è che era questo, che praticamente ho fatto il video, aspetta che lo, metodo classico per piantare un seme d'avocado e praticamente le ho dato, dov'è, è lei, vero? Sì, le ho dato un consiglio su quando piantarlo, quindi se vi può interessare vi lascio il link, se vi piacciono le piante d'avocado, così se siete interessate. Pubblico ogni tanto, mi piace pubblicare. Perché appunto, boh, è un boh, è divertente per passare il tempo così. Poi, cioè, ho notato che quando ti dedichi a una pianta, impari a essere molto più non mi viene la parola. Vabbè, comunque dico responsabile, ma beh, me lo ero anche prima, cioè nel senso senza lode, senza infamia, però nel senso impari veramente a prenderti cura perché comunque le piante sono vere, hai i suoi tempi, i suoi ritmi, ecco, essere paziente, un po' no, sono un po' paziente ma ogni tanto no, quindi le piante mi stanno aiutando a essere ancora più paziente, ecco, non mi veniva la parola, ora mi è venuta, e quindi appunto è molto bello, io mi sto guardando allo specchio perché spero di essere decente. E ora vabbè, ora registro il video, che registrerò un video make-up, adesso vedo se registrarlo per Instagram o per Facebook o per YouTube, magari ne registro due, uno per Instagram, uno per Facebook, sì, ciao. Uno per Instagram e uno per YouTube. E quindi fortuna che ho preso il microfono che non mi fa sentire rumori perché stanno già suonando le campane. Giustamente, vogliono farle suonare. È un must nel mio canale e nulla, quindi ora mi metto alla realizzazione del set. Oh, che capelli e nulla. Tra l'altro sono biondissimi. Tra l'altro devo smetterla di usare, infatti ieri ho fatto lo shampoo che tra l'altro però li ho lavati malissimo, non so, me li vedo sporchi. Cioè me li vedo più che sporchi, pesanti. Anche se ho usato lo shampoo, io uso quello di Chiara Nasty della Sunsilk che dà effetto sete. In effetti li rende molto leggeri e mi piacciono tantissimo l'effetto, cioè non sono pesanti. Però ieri avevo un prurito alla testa perché io comunque soffro ogni tanto di dermatite, ma poche volte. E quindi ho messo un po' di olio di cocco, li ho messo un po' anche sulla cute. Non vorrei che avesse fatto l'effetto contrario di averli sporcati. Però vabbè, fa niente, tanto non li sto a rilavare perché devo cercare di lavarli, non dico il meno possibile, però per il mio tipo di pelle, capelli, siccome ne perdo tantissimi, devo praticamente lavarli, cercare di lavarli il meno possibile. In quarantena questa cosa mi ha aiutato tanto perché essendo in casa, ovviamente anche se erano sporchi, chi se ne fregano in casa, non erano grandi. Quindi li ho rinforzati un sacco e sono molto deboli, quindi se li lavo molto spesso si indeboliscono tanto, quindi fa niente, casomai domani li leggo se li vedo troppo. E quindi appunto, però appunto, non, boh, vabbè, fa niente comunque, ora mi metto all'opera perché sennò continuerei a blaterare e ci vediamo dopo. Ciao, questo è quello che succede quando devi registrare un video in light, appendi abiti lì, appendi abiti, rella lì, e questo è il casino. E questo sono io con quel look che ho ricreato. E boh, spero vi faccia piacere, non penso che vedrete prima il look, quindi lo lascio nella IQ in alto, fatemi sapere, e nulla. Mi piace molto. Ho fatto molto a gatto, spero di aver sfumato il giusto, siate veramente carini. E ora vi giro. Vedete, siate molto molto carini, io spero di inquadrarmi, però ho fatto una cosa mediante le mie possibilità di bravura e boh, quindi sto coprendo la luce, quindi vedrete un cavolo e comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Ora metto tutto a posto. No, prima faccio le anteprime, faccio le foto, faccio tutto e poi metto.
dopo. Ok, ci sono. Ok, ora vado a stuccarmi. Tolgo un attimo gli orecchini perché devo andare a mettere la fascia per i capelli e quindi mi darebbe fastidio. Quindi ci strucchiamo insieme. È presto perché comunque ho finito di... Però non devo più uscire, quindi registro adesso perché poi stasera tra una cosa e l'altra mi dimentico, è sicuro. Anche se sono le... Mi strucco alle 4 del pomeriggio dopo un video. Ma sempre faccio così, praticamente quando... Sì, lo so. Carina. Quando finisco di girare un video mi strucco sempre perché poi mi dà fastidio avere su tanto trucco. Proprio stare in casa non ha senso. Allora, questa maglietta non è ideale. Aspettate che toglierò. Aprirò la camicia. Ok, allora, i bottoni di Zara sono la cosa più odiosa di questo mondo. Che non si aprono al primo colpo. Dettagli. Allora, tanto mi scivoleranno giù sicuro. Allora, vi faccio vedere quelli che vi ho fatto vedere questo, che l'ho già utilizzato prima per togliere un po' di mascara, che appunto è il Pure Clean Eyes and Lips. E poi il prodotto, io finisco questo perché era quello fi quasi finito. Vi faccio vedere come mi strucco praticamente. Lo metto sulla mano e vado. Così. A sciogliere tutto il prodotto senza bagnarlo, praticamente. In modo tale che vado a incominciare a sciogliere tutto il prodotto. Sopracciglia, occhi, mascara. Dopo vado a passare anche quell'altro. Poi dovete sapere che io non utilizzo cotone. Ma mi sono convertita i dischetti, se ho un po' l'arcino che volerlo, però li trovo molto più comodi, mi piacciono e quindi vado a passare tutto. Sciacquo e faccio la stessa cosa. Proprio buono questo struccante, lo amo. Adesso poi vado a passare un po' di ton di quell'altro, non mi viene mai in mente, il Pure Clean Eyes and Lips. Ovviamente vado ad agitarlo e lo passo per andare a sciogliere bene l'occhio. Finiscono i pezzettini, non mi fa sì. E ora vado a sciacquare il mio viso con il gel detergente purificante, questo qui di Garnier. Allora, avrei potuto prendere anche quello di Kiko, però vabbè, avevo questo e devo finirlo prima.
Vado a purificare sempre con le mani. Evitando l'occhio perché questo brucia. Purifico proprio bene la pelle. Avendo una pelle mista, devo purificare veramente bene. Perché soffro tantissimo di bruciore, soprattutto nell'azzanamento. Questo è, detto chiudiamo questo, non lo dimentico, tra l'altro lo lascio a testa in giù perché sennò non, così almeno faccio meno fatica la prossima volta. Ora ci spostiamo di là che mettiamo la crema, proviamo la crema che abbiamo preso oggi col contorno occhi, così lo proviamo insieme, anche se in teoria quando mi sono struccata prima gli occhi un po' l'ho messo sotto perché mi bruciava un po' e devo dire che il contorno occhi mi, come si dice, mi piace. Però andiamo a provarlo bene con la pelle tutta struccata, quindi andiamo di là. Aspetta che accendo, non si vede una mazzata, sono anche contro luce. Bene. Allora, ho rimesso sulla questo cardigan perché c'ho freddo. Comunque, come vi dicevo, vedete, io ho l'occhio sensibile, mi lacrimo un sacco, quindi andremo, non si ritira, è fortissimo in questo periodo. Gel contorno occhi defaticante istantaneo, come se fa miracoli. Prima me ne è uscito troppo, mi sa che ne va veramente una puntina, è molto in gel, lo scaldo un pochettino, tra l'altro mi è andato via lo smalto sull'indice, questo qui, e sì, è molto, è gel praticamente, buono. È molto easy, delicatissimo, buono. Si ne va pochissimo, cioè talmente acquoso che veramente basta poco. Poi si asciuga. Buono. Però non è comodo, come vi avevo detto, fare così. È meglio col dito. Poi, siccome tanto io sono fatta così, io ho ancora questa crema qui, che non è finita. Ma voglio provare questo ovviamente, ed è la Smart Eyelashes, quella che ho fatto vedere prima, e andiamo. Che buon profumo, buonissimo, sa un po' di del profumo Chloé. Io ho anche una crema profumata di Chloé, e più o meno ha quella profumazione, mi ricorda quella profumazione lì, almeno me la ricorda. Comunque buona, anche un po' sul collo, buona buona, mi piace. Vado anche sul contorno occhi, perché doppia idratazione meglio. Ok, ora volevo mettere, invece che il mio classico burro cacao perché le sento parecchio secche, questo qui, che l'avevo un po' accantonato, quindi andrei a farmi uno scrubbino con questo scrub qua. Ho le mani piene di crema, non riesco ad aprirlo, mi cade tutto.
L'altro ero lì per voler provare lo scrub, quello di Kiko. Io avevo provato ed era già il secondo, più non che ricompravo, puro cacao mi trovo bene. Però non lo trovo mai. C'è sempre il campione. Io non ce l'ho mai, perché c'era solo lo 01, non c'era il 2 che è lo scrub. Cazzo, ma che cazzo non c'è? Boh, non è zucchero puro questa roba. Perché prendo una salviettina. Ok, sono piena, ti riempi poi tutta di zucchero lì. Dall'altra parte andrò a prendere il lip balm. Buonissimo, molto buono. Il burro cacao, questo qui vanno anche un po' fuori perché lo idrata molto. E questa è una skincare che bella morbida, mi piace. Io soprattutto adoro quando un po' rimane la morbidezza. Ho provato anche il contorno occhi, non mi tira, perfetto, quindi ve lo straconsiglio tutti e due. Ok, posso continuare a finire questa qui, poi però volevo provarla con voi, così almeno. Ok. Posso togliere questa. Io direi che posso concludere qui il vlog, perché tanto poi stasera guarderò il Jeff VIP, perché stasera ovviamente non faccio niente, voglio uscire il meno possibile per far sì che tutta questa situazione finisca. Quindi oggi, a parte stasera, c'è il Jeff VIP, quindi non si esce. E spero che questi vlog, cercherò in questo periodo, siccome prima di Natale ho un po' di tempo in più, di farvi dei video, e spero vi facciano piacere. Io vi mando un bacione, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!